Probabilmente in molti avrete sentito parlare di diatomee in qualche serie TV poliziesca. Sono infatti usate per risalire al luogo del delitto o per determinare il punto esatto di un annegamento. Il microscopico guscio delle diatomee, fatto di silice, ha una serie di proprietà incredibili. È una vera e propria corazza che può resistere ad una forza che va dalle 100 alle 700 tonnellate per metro quadrato, molto superiore a qualsiasi altra forza necessaria per distruggere manufatti umani. Anche per questo i gusci possono rimanere inalterati dopo la morte dell'organismo e accumularsi sul fondo dei bacini, formando depositi di diatomite o farina fossile, utilizzata ad esempio come abrasivo o per costruire filtri per l'acqua potabile. Inoltre, grandi accumuli di diatomee sul fondo dei bacini hanno contribuito nel corso delle ere geologiche alla formazione dei giacimenti di petrolio. Con le diatomee non si guarda solo al passato, ma anche al futuro. Si sta studiando infatti il loro impiego nella realizzazione di circuiti elettronici di dimensioni infinitesimali e sono state utilizzate per aumentare la resa dei moduli fotovoltaici grazie alla loro naturale capacità di assorbimento della luce, anche a bassissimi livelli di esposizione.